Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Basta con gli sbarchi, sono i cartelli portati da Fratelli d'Italia alla Camera per ricordare come tanti sbarchi hanno portato a tanti attentati in tutta Europa. Gli sbarchi che poi sono ripresi in maniera assolutamente importante, vedremo che sono arrivati addirittura 1500 le persone arrivate a Lampedusa in poche ore, ma lo vedremo in un video successivo a questo. Così, in occasione della commemorazione che è stata fatta alla Camera dei Deputati sull'attentato appena passato a Vienna, i deputati di Fratelli d'Italia hanno esposto dei cartelli con le date e quello che è successo. Ad esempio, Barcellona, 17 agosto 2017, 16 vittime. Nizza, 84 vittime. Vienna, 4 vittime. Strasburgo, 3 vittime e altri cartelli che non riesco a leggere dalla fotografia. Quindi la questione immigrazione torna al centro del dibattito politico. Nel dibattito politico abbiamo già la crisi sanitaria quasi incontrollabile, la crisi economica ormai non definibile, abbiamo anche le piazze ormai contro il governo che gridano Conte traditore. Ecco, adesso si aggiunge, ritorna anche la crisi della questione migratoria. L'arrivo di clandestini in massa in Italia. Prima, durante la crisi sanitaria di questo Covid-19. E così il dibattito politico si concentra soprattutto sugli attentati di Nizza, di Vienna. Ieri pomeriggio i deputati di Fratelli d'Italia in aula protestano contro l'avvio dell'esame in commissione del decreto sicurezza, con cui vengono modificati i decreti Salvini in materia di immigrazione. Quindi Fratelli d'Italia, alleato solido della Lega di Matteo Salvini, perché stanno protestando per la definizione ormai della modifica dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, che avevano portato a una riduzione del 75% negli arrivi, riduzione del 75% delle partenze, riduzione del 75%, ovviamente anche dei morti, perché persone che non sono mai partite poi non sono mai morte in mare. E questo non piace alla sinistra sentir raccontare che i decreti sicurezza di Matteo Salvini indirettamente hanno portato a una riduzione dei morti in mare, mentre la sinistra invece accusa Salvini di aver fatto qualcosa di una criminalità così efferata, poi alla fine sono solo menzogne, sono solo farneticazioni di chi cerca a tutti i costi di aizzare il proprio popolo votante facendogli credere che i decreti di sicurezza di Matteo Salvini sono stati qualcosa di criminale. In realtà quei decreti sicurezza hanno portato anche un alivio alle casse dello Stato, perché di solito prima di Salvini, nell'anno prima, si erano spesi 2 miliardi per mantenere i clandestini in Italia. Con la riduzione del 75%, Matteo Salvini ha ridotto le spese per il mantenimento dei clandestini a 500 milioni, quindi con un disavanzo, con un surplus di 1,5 miliardi rimasto nelle casse dello Stato. 1,5 miliardi. Naturalmente adesso gli sbarchi sono quadruplicati, quindi quei 500 milioni non torneranno a essere 1 miliardo, 2 miliardi, ma saranno anche 2,5 miliardi, se non di più, spesi dallo Stato per mantenere i clandestini. 2,5 miliardi, attenzione, quando il reddito di cittadinanza è 6-7 miliardi, noi spendiamo tra i 2 e i 3 miliardi per mantenere i clandestini arrivati in maniera ovviamente illegale in Italia. Quindi protestano da Fratelli d'Italia proprio per questo che vi racconto, proprio la definizione ormai della cancellazione dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, cancellazione fatta per l'elettorato di sinistra, per mostrargli che hanno vinto, hanno fa fatto qualcosa di buono per l'Italia cancellando quelle mostruosità che sono i decreti sicurezza.
Il fatto è che l'elettorato, una gran parte dell'elettorato di sinistra, alla fine poi ci crede, crede a Zingaretti e alla dirigenza del PD che sbandierano di aver cancellato quei decreti sicurezza che sono dei crimini contro l'umanità. In realtà, quei decreti di sicurezza li hanno tutti i paesi europei, dove alle ONG, anche in Spagna, sapete che sequestra, confiscano la nave, multa di 1 milione, arresto del comandante. Quello che c'era praticamente in Italia, quei decreti di sicurezza di Salvini, che si è allineato ad altri paesi, che è quello giusto da fare, no? Invece no, cancellati. E così il deputato Andrea, Del Mastro della Vedova prende la parola per attaccare maggioranza e governo per la decisione di modificare i decreti di Salvini, con un provvedimento volto a reintrodurre la protezione umanitaria e consentire l'ingresso delle ONG, proprio mentre i terroristi islamici stanno attaccando i valori europei, come è accaduto a Vienna. Chiediamo vengano, dice, immediatamente in aula Conte, Di Maio, Lamorgese, Guerini, in un'unica seduta per capire quale sia il loro comportamento e i loro piani per combattere e sconfiggere il terrorismo islamico, chiede l'esponente di Fratelli d'Italia. Dopo l'intervento di Del Mastro, la tensione in aula è salita. Dai banchi dove sono seduti i deputati del partito guidato da Meloni sono stati sollevati dei cartelli con su scritto «Basta sbarchi», perché gli stessi deputati hanno esposto altri manifesti con su scritte le date degli attentati terroristici di matrice jihadista in Europa, con il numero delle vittime. Tra gli attacchi ricordati quelli di Parigi, Bruxelles, Nizza, Berlino, Stoccolma e quelli di ieri di Vienna. Roberto Fico ha fatto intervenire i commessi per togliere i cartelli vietati dal regolamento. Dopo la protesta, i deputati passano all'esterno di Montecitorio, dove hanno organizzato un flash mob per condannare gli attentati islamici e chiedere maggiori controlli sui flussi migratori. C'è la nostra civiltà e la nostra libertà. Difendiamolo dall'odio islamista. Era scritto su uno striscione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, Instagram e anche nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Ringraziandovi ancora per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Se volete rimanere su questo canale, tra 7-8 minuti, 10 minuti ci sarà un altro video. Arrivederci a tutti.